Io sto uscendo, per favore, non andate nel mio studio perché sto facendo un esperimento ed è molto pericoloso. Va bene, papà. Non avete ancora fatto pace? Vabbè, ci vediamo più tardi. Mi raccomando, non andate nel mio studio. A dopo, ciao. Che so cosa sta facendo papà in ufficio. Leo, non puoi andare di là, è pericoloso, hai sentito papà? È per questo che ci vado. Leo, fermati! Grande Giove. Wow. Ma che cos'è tutta questa roba? Non lo so, ma papà ha detto di non toccare niente. No, è più forte di me. Leo, non ci provare! Devo chiacciare il mio! Viaggio terminato. Leonardo! Leonardo, Leonardo, sta bene! Che cosa è successo? Hai combinato un altro dei tuoi guai. Speriamo di non aver rovinato l'esperimento di papà. Volevo vedere cosa succedeva. Sei il solito pasticcione. Non sono un pasticcione, poi non è successo niente. Mi è sembrato di vedere qualcuno nella nostra camera. Anche a me. Tu cosa ci fai qui? Vai via subito! E tu chi sei? Io sono Francesca Palese, tu chi sei? Cosa? Io sono Francesca Palese! Aspetta un attimo. L'esperimento di papà, che giorno è oggi? 15 gennaio 2023. Quindi tu sei me nel futuro? Come va? Secondo me c'è un Leonardo di troppo. Infatti pensavo di andare via. Tu chi sei? Vado un attimo da mia sorella. Ah, tu parli con quella strega? Forse mi sta chiamando. Forse è meglio che io voglio chiamare mio fratello. Non metterlo in mezzo, tanto non capisce niente. Perché dici queste cose? È nostro fratello. Non abbiamo bisogno di lui. Ti aiuterò io. Cos'è? Non è che non mi fidite. In fondo tu sei me, però devo andare. Tu non vai da nessuna parte. Rimani con me. Andiamo a fare dei petti al gatto della nonna. Bella idea. Sapete una cosa? Che cos'è? Vengo subito! Leo, andiamo alla macchina! Come facciamo
facciamo per tornare a casa? Ti dobbiamo distrarre. Ma come? Forse hai un'idea. Bene, torniamo a casa nostra. Ma quello è il cerchietto che mi ha regalato la mia migliore amica. Che cosa ti importa? È tutto dal futuro. Vuol dire che sarà nel passato. Leo! Che cosa vuoi? Come hai potuto rompere uno dei miei cerchietti? Io non ho rotto un bel niente. Niente, come, cosa dobbiamo schiacciare? Usa il mio metodo, schiaccia tutti i tasti. Ok. Ma che musica si ascolta, papà? Facciamo cambio che è meglio. Vai. Forti che non si fa niente. Ora ci penso io. Tanto prima o poi dovrete uscire. Ti vuoi spiegare? Fatemi entrare. Io la chiesa. Vai via. Sì. Viaggio terminato. Leo, saremo tornati a casa? Dobbiamo andare a vedere. Ragazzi, ragazzi, calmatevi un secondo. Parlate uno alla volta e spiegatemi quello che è successo. Scusa, papà, ho usato il tuo computer e ho schiacciato il mio con un quarto dito. E per colpa sua siamo andati nel futuro e c'eravamo noi, ma eravamo cattivi. E non giocavamo più insieme. Perché nel futuro non avevamo fatto pace. Litigare, ragazzi, è una cosa brutta. Ma metterci troppo tempo a perdonarsi e a chiedere scusa è una cosa ancora più brutta. Ma quello è il nostro futuro. Io non voglio che diventiamo così. Francesca, il futuro non è scritto. Quello di nessuno. Dipende soltanto da voi. Fate di tutto per non litigare. Ma se capita, non permettete a niente di rovinare il vostro bellissimo rapporto. Fate pace subito. Ora vado di là. Vado a vedere quello che avete combinato, ok? Mi dispiace, Francesca, scusami. Scusami anche tu, Leo. Ti voglio bene. Anch'io. Ho un'idea. Che cosa? Andiamo alla macchina. Ma niente di oggi del tempo però. Chi lo sa? Via. Lorde, Giove,